Buonasera amici bianconeri e benvenuti a questa nuova puntata di Forza Juve. Ormai presenza fissa ogni mercoledì nella nostra serata, nel nostro programma, ci sarà il direttore Luciano Moggi che aprirà la serata con i suoi importanti contributi ed esclusive intercettazioni telefoniche, facendo come al solito chiarezza sulla vicenda di Calciopoli. A seguire la trasmissione continuerà con la stessa formula, quindi avremo il ruggito di Leonetti, le importanti appunto considerazioni del nostro Franco, il photobook di Genova-Juventus, più gli eventuali commenti delle nostre partite, le pagelle che vi andremo a leggere, potrete commentare assieme a noi, assieme ai vostri messaggi, le vostre email e le vostre telefonate da casa. Infine avremo le statistiche, come sempre, di Damiano Giordano e gli immancabili schemi di Roberto Grossi, assieme ai vostri messaggi e le vostre mail, come ho detto prima. Quindi ora lascerei la parola al direttore della nostra trasmissione, quindi a Marco Venditti, per gli ultimi aggiornamenti della puntata. A te Marco. Bene, buonasera a tutti. Allora, mancano poco più di 24 ore, non ha importanza, quindi la grande sfida domani di Europa League tra questa storia infinita, tra Fiorentina e Juventus, Juventus e Fiorentina, insomma sono degli incroci importanti questi qui, perché comunque andrà a decretare se effettivamente la Juventus è matura, e io credo personalmente matura per poter passare questo turno. A livello ambientale sicuramente ci aspetta una gara assolutamente delicata, quindi speriamo chiaramente che non accada assolutamente nulla, è quello che auspichiamo. Non voglio assolutamente che si ripetano cartelloni offensivi in memoria dei nostri morti, ma dei morti di tutti, e basta che non si scrivano cose assolutamente offensive. Giochiamoci questa gara, la Juventus secondo me è in grado di poter passare il turno, presenterà la migliore formazione, purtroppo ci dispiace per l'assenza di Barzagli e di Marchisio, comunque torna Tevez, questo è l'importante. Diamo subito la linea alla regia perché c'è appunto il nostro direttore che è pronto per partire, quindi linea alla regia per la pubblicità, Forza Juve, la vostra trasmissione in tinta assolutamente bianconera. Grazie. Buonasera a tutti, allora un'altra puntata di Forza Juve, la vostra trasmissione in tinte bianconere. Allora vado subito a presentare gli ospiti e poi inizierà come sempre, come di consueto, il nostro direttore Luciano Moggi. Allora Antonio Paolino, buonasera, grazie per essere tornato, complimenti per l'abbronzatura, mi hai detto che viene da Vinovo questa abbronzatura, complimenti, non sapevo battesse così forte. Da Vinovo e della telefonata dell'ultima ora. È dalla telefonata dell'ultima ora che l'ha grazie fatta. Grazie per l'invito, sono qui per le... No, ma tu sei venuto spontaneamente, a dire la verità, non sei stato forzato. Su vostro invito. Ah, beh, sul nostro invito, ok, perfetto. Accanto a te l'avvocato penalista di Torino, Maurizio Pettiti. Buonasera, avvocato. Buonasera. E che poi chiaramente entreremo nel merito di quelle che saranno le disquisizioni subito dopo la presentazione del direttore Luciano Moggi. Roberto Grossi, direttore di Stadio Golla. Buonasera, Roberto. Ciao. Ciao Marco, buonasera a tutti. Fammi solo salutare Piercarlo Perruchè che ci ha chiamato. Che salutiamo tutti. Ci ha chiamato poco prima di andare in onda. Ciao Piercarlo, siamo contenti che stai meglio. Anche il direttore ti saluta. Piercarlo mi ha pregato di ricordare che domani i tifosi organizzati della Juventus che non andranno a Firenze, sai no Marco che i gruppi organizzati hanno deciso di non andare, non lo fanno contro la società ma contro il caro prezzi deciso dalla società fiorentina. Come sai il settore ospiti costa 50 euro e i gruppi organizzati hanno deciso di non partecipare a questa trasferta. È una protesta. Per Carlo mi ha pregato solo di ricordare che è una protesta nei confronti della Fiorentina che ha messo queste cifre esorbitanti. Tra l'altro, se non mi sbaglio, neanche pieno l'Artemio Franchi domani. Sì, pensa, le curve viola sono a 45 euro. Pensa che per una gara così importante, che a Firenze è sentita come nessuna, riescono addirittura a non riempire lo stadio perché la Fiorentina ha messo dei prezzi esorbitanti. Ma anche da parte viola, quindi anche da parte viola le curve costano 40. Il che è tutto dire. Quindi possiamo fare i complimenti a Della Valle che quando va in televisione pontifica su tutto, ma poi alla fine i prezzi dei biglietti per i poveracci. Per i poveracci anche tifosi viola mette questi prezzi inaccessibili. Bene, grazie, complimenti a Della Valle. Grazie Roberto Grossi e salutiamo e lo aspettiamo qui quando è possibile il nostro amico Piercarlo Perruchè, Franco Leonetti.
Buonasera Marco, un saluto a te, a tutti gli ospiti e un abbraccio al popolo bianconero. Mi raccomando, Sursum Corda per domani sera. Oh, c'è lì e la Juventus è uguale per tutti? Sursum Corda vorrebbe dire anche qualche altra cosa. Sursum Corda vuol dire su con lo spirito e con gli animi, perché domani è una battaglia fondamentale. Io direi alla Romana, domani andiamo a Firenze e li sfonniamo, ecco, così insomma. L'hai detto con parole tue. Sì, sportivamente. Allora, devo correggerti perché come conduttore di una trasmissione o conducente come vuoi tu non si dicono queste cose. Sfondare è una parola simpatica. In termine sportivo si disintegrare si può dire. Perché disintegrare Asfaltare. Umiliare. Va bene, allora andiamo subito, lo avete sentito, è pronto per partire il direttore Luciano Moggi che prevedo una serataccia pure per me stasera, un'altra delle tante. Benissimo, no, invece è una bellissima serata con Luciano Moggi, pronto per me. Direttore, è pronto? È una bellissima serata, una brutta serata, qui devi decidere. No, brutta serata per me, ma è bellissima per gli altri da casa. Per gli altri da casa, ecco. Perfetto. Allora parte il nostro direttore, sto grazie. Sto partendo. Bene. Dunque, sono uscite le motivazioni, quindi tutti contenti, adesso sanno il perché. Praticamente è stata decisa la riduzione della pena da 5 anni e 8 mesi a 2 anni e 4 mesi. Ognuno ha voluto dire la sua e non poteva mancare Moratti. Ed è proprio l'uomo che doveva tacere, perché un bel tacere non era mai venuto bene come in questa occasione. Ovviamente la Gazzetta dello Sport l'ha collocato in prima pagina e su questo non c'erano dubbi, anche perché sempre da prima pagina, ancorché non sia più direttore e presidente dell'Inter, sempre da prima pagina Moratti, quello che dice non è sempre attinente alla verità, però ci manca poco. Io ho visto sulla Gazzetta dello Sport anche il nome mio in prima pagina. Moggi è il capo di tutto, quindi è già un bel titolo questo qui, perché essere il capo di tutto mica è facile, no? Quindi Moggi è il capo di tutto. Guarda il caso che quando c'è stata la soluzione della GEA avevano messo la comunicazione nell'annuncio mortuari tra poco, quindi vedete il dislivello che c'è tra una cosa che interessa mettere e una cosa che non interessa mettere. Detto questo, però, io alla Gazzetta dello Sport, visto e considerato che ci siamo, vorrei dare un consiglio. Siccome il giornalista che ha seguito tutto il processo è Maurizio Galli, il quale Maurizio Galli, a detta dell'inquirente che indagava Auricchio e del maresciallo di Laroni, era un confidente, chissà quante bugie avrà detto a questi qui, perché in compenso li facevano i ricorsi per evitargli le multe per le multe del codice stradale. Evidentemente era anche uno scorretto praticamente nella guida, perché se aveva bisogno dei carabinieri per evitare le multe del codice stradale, evidentemente noi che siamo corretti non ci arrivano mai le multe, si fa per dire, insomma, voglio... certo. Quindi il problema praticamente a noi non si pone, non andremo a chiedere a un carabiniere fammi per cortesia questo ricorso e lui di contro gli dice allora tu però dammi informazioni sul calcio. E Maurizio Galli ha fatto il confidente, l'ha detto come testimonio indagato il Auricchio al Tribunale di Roma e l'ha detto il maresciallo Di Laroni al Tribunale di Roma. Ora io vorrei dare un consiglio, ma perché continuare a far scrivere Maurizio Galli sul processo Calciopoli? Primo, perché viene da Roma e quindi ci sono delle spese, visto anche il momento difficile che c'è adesso, eviterebbero le spese di trasferta. Secondo, ci sarebbe, visto e considerato che a Napoli c'è un capo servizio della Gazzetta dello Sport molto bravo e anche neutrale, se vogliamo, che è Mimmo Malfitano, ma perché non farlo fare a lui? Evidentemente la Gazzetta dello Sport aveva più interesse a farlo fare a Maurizio Galli, che era molto più amico dei PM e aveva seguito praticamente tutto quello che era stato l'iter da quelli che indagavano ai PM che portavano avanti il processo. Ora,
Io credo che questa qui è una cosa che è apparsa agli occhi di tutti, ma soprattutto dei tifosi juventini, attenzione, perché non è mai stata una cosa portata avanti con una certa dialettica che informava anche su quelle che erano le condizioni favorevoli agli indagati, no, era sempre un atto di accusa. Quindi, e voi vedete benissimo la Gazzetta dello Sport come si sta comportando, devo andare avanti fino alle 21:15, mi dicono, quindi c'è da parlare. La Gazzetta dello Sport come si sta comportando, che tutte le notizie cattive in prima pagina quando riguardano noi, quelle buone nella 20esima, nella 21esima, assieme agli annunci che contano poco. Ho detto di Mimmo Malfitano, il direttore della Gazzetta dello Sport di Napoli, perché è veramente una persona affidabile, una persona neutra, una persona che avrebbe potuto far conoscere molto meglio di Galdi il processo che si è svolto a Napoli. Probabilmente qualcuno non aveva l'interesse a fare questo. Moratti. Moratti, ho letto sempre in prima pagina le dichiarazioni di Moratti. Io dico a Moratti che sarebbe stato conveniente star zitto, vista la sua gestione praticamente costellata di debiti e di bidoni, calcisticamente si intendono quei giocatori non ottimali all'occorrenza. Potrei citare ad esempio Taribo Oeste, potrei citare Vampeda, Akansukur, che non si faceva neppure il bagno con gli altri giocatori, quindi volete, come facevano a vincere? Nella sua gestione ha cambiato 20 allenatori, anche 3 in un anno, e vuol pretendere di vincere. Noi compravamo Zidane e questo comprava Kansukur, noi compravamo Trezeguet e questo comprava Taribo Oeste, noi compravamo Buffon e questo comprava Van Peta. Ma può uno dire certe cose? E sarebbe meglio che stesse zitto. Poi, oltretutto, questo è il lato sportivo. Io gli consiglio anche di tacere per altri motivi, perché lui è il presidente di una società inquisita dalla magistratura ordinaria, il cui dirigente è stato penalmente, ha avuto una condanna penale per effetto di un passaporto falso su Recoba. Voi dovete sapere che il passaporto falso su un giocatore extracomunitario comporta la retrocessione della squadra in Serie B. Era l'agosto del 1997. Viene trafugata una patente falsa alla motorizzazione di Latina, con questa patente falsa viene fatto un passaporto falso. Pensate che Recoba, che giocava a Milano, risiedeva a Roma, quindi voglio dire tutto un insieme di cose che non stanno né in cielo né in terra. E con questo sistema praticamente l'Inter doveva essere retrocessa in Serie B, però l'allora presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio ebbe a dire che Moratti ha speso tanti soldi e non mi sento di farlo retrocedere, come se la legge fosse uguale per uno e non per tutti quanti. Allora il problema qual è? È che si usa veramente un qualcosa che non va bene, perché o siamo tutti colpevoli o siamo tutti innocenti. Quando si fanno le cose come l'Inter siamo tutti colpevoli, e la magistratura ordinaria ha detto proprio questo, quindi lui dovrebbe stare zitto. Ma non solo, hanno pure il coraggio di reclamare il rigore su Ronaldo l'anno dopo, e non sanno e non pensano e dovrebbero dire che quell'anno non dovevano giocare, perché dovevano stare in Serie B, quindi a Torino ci doveva essere un'altra squadra a giocare al posto dell'Inter, per cui il rigore di Ronaldo non ci sarebbe stato, sarebbe stato il rigore con un'altra squadra, quindi devono stare zitti, e comunque il guai è che li dà voce, perché è una cosa che praticamente è scorretta questa qua, perché dovrebbe sentire anche, quando si parla a noi dicono ma non c'è contraddittorio, con loro non c'è bisogno del contraddittorio, e questo non va bene. Poi gli consiglio di tacere anche per un altro motivo. È una società di calcio che palesemente ha utilizzato un arbitro, Nucini, in attività di servizio. L'ha portato nelle banche per trovargli un posto, ha arbitrato la partita con il Brescia, Inter-Brescia, e la Federazione Italiana, che poteva prendere dei severi provvedimenti contro l'Inter, non ha fatto niente.
Questo è il calcio italiano, questi sono i dirigenti che fino ad ora hanno calcato le scene del calcio italiano. Era lui, assieme a Facchetti, ad esempio nelle intercettazioni, che diceva a Bergamo, diceva guarda che noi lo score con Bertini è 4-4-4, facciamo che diventi 5-4-4. Era come se gli dicesse facci vincere la partita. Gliel'ha detto Facchetti, che era il presidente dell'Inter, l'ha sostenuto Moratti, che era l'azionista di maggioranza. Questa intercettazione non c'era, ma non c'era perché era stata nascosta. Infatti, se vi ricordate bene, il PM Narducci debba dire una volta, piaccia o non piaccia, non ci sono telefonate dell'Inter, e invece c'erano, e come, eppure gravi, come questa. Noi queste cose non le abbiamo mai fatte, quindi si devono vergognare quando parlano così. Poi c'è il presidente del CONI, Malagò. Il presidente del CONI, Malagò, che io stimo moltissimo, attenzione, forse è una delle persone che farà bene al calcio, perché praticamente è il nuovo massa di calcio, a differenza di quelli che c'erano prima, che sapevano fare solo quello che volevano loro. Ecco, nella Gazzetta dello Sport, mi sembra sempre in prima pagina, se non vado errato, Malagò, dice, parlando in generale ovviamente, che tanti dirigenti hanno fatto danni incalcolabili al calcio. Ora io voglio dire, Malagò ha seguito Calciopoli sui giornali, non è che ha approfondito la situazione. Se avesse avuto cognizione di quello che sostanzialmente è successo, probabilmente parlerebbe un'altra lingua, tenendo conto anche, attenzione, che nel calcio scommesse, i giocatori che hanno detto che avevano scommesso e truccato le partite non sono stati radiati, e noi siamo stati radiati per non aver fatto niente, perché noi siamo stati radiati per un sospetto. Fai conto tu che sei abituato ad andare in banca perché c'hai i soldi, trovi 100.000 euro davanti a te, potresti avere anche il pensiero di rubarli, ma non li rubi. Questo praticamente è quello che hanno detto i giudici di noi. È una cosa diversa, perché la frode ha motivi diversi, però la sostanza qual è? È quella di poter far capire che noi non abbiamo fatto niente. Noi non abbiamo. Qui nelle motivazioni si dice chiaramente che il campionato è regolare. Ma di che dobbiamo parlare se il campionato è regolare? Cosa abbiamo fatto noi? E allora io dico a Malagò che sarebbe bene che si facesse una domanda. Perché delle 170.000 telefonate solo 21 sono state prese dagli inquirenti? Un avvocato mio, l'avvocato Trofino, ebbe a dire, a quei tempi non c'era Prioreschi ancora, ebbe a dire che l'innocenza di Moggi sta nelle 170.000 telefonate. Ed è vero. Ed è vero, sapete perché? Perché quando abbiamo portato le telefonate nascoste, che il PM Narducci aveva detto piaccia o non piaccia, e quando il dottor Palazzi, il procuratore della federazione, l'ha viste, ha denunciato per l'articolo 6, che significa illecito sportivo, il Milan, l'Inter, la Fiorentina e poi una sfilza di società minori che non mi ricordo neppure. Lazio. Quindi evidentemente c'erano. Quindi ecco, allora io consiglierei a Malagò di leggere queste, di sentire queste intercettazioni per rendersi conto poi di quello che è successo con noi e con la nostra radiazione. Io credo che il problema praticamente debba anche consistere nella ringa dell'avvocato Zaccone. Scusate se io ritorno sempre qui a dirvi la stessa cosa.
quando un avvocato difensore dice mandateci in Serie B, cioè non dice mandateci in Serie B, e dice che è congrua la pena della Serie B con penalizzazione, vuol dire che ha dei dipendenti scorretti che hanno fatto quello che gli inquirenti dicono. Quindi ha avallato la tesi degli inquirenti senza sapere quello che diceva, perché quando si dice ho letto tutto in una settimana, si dice una balla. In una settimana qui non si legge niente, non si ascolta niente. Gli avvocati hanno impiegato 4 anni e mezzo per vedere queste cose e per sentire queste cose. Quindi credo che ci sia di mezzo gran parte sempre dell'avvocato Zaccone che fa questi discorsi praticamente che non hanno una ragione proprio di esistere, se non è quella di voler dimostrare che ci sono degli impiegati, dei dipendenti scorretti. Io però ho sempre in mente le dichiarazioni di Maio, colui che praticamente reggeva la pubblicità e il marketing della Fiat. Un giorno ebbe a dire, quando la Juventus perdeva, siamo diventati più simpatici. Infatti erano più simpatici, perché tutti dicevano guarda ora la Juventus come brava, le prende da tutti. E loro hanno detto Di Maio, per bocca sua, non per bocca mia, che con questo sistema vendevano più macchine. Ma avessero solo detto una cosa del genere, mandavo in campo i ragazzini, si prendeva sempre ancora 5 gol e diventavamo simpatici. E le vendite proprio all'estero. Comunque, poi voglio dire un'altra cosa, sempre a Maragò, è facile praticamente, soprattutto nell'ambiente calcistico, evidenziare e forzare un'associazione a delinquere. Se il calcio non lo vedi a 360 gradi e non ti rendi conto praticamente di quello che può succedere. Quando il designatore Narducci dice che i colloqui con il PM Narducci dice che i colloqui con i designatori a fronte di quello che praticamente si dicevano Moggi e Giraudo ai designatori era esclusivo. Questo è un modo per creare un reato. A parte il fatto che lo statuto del CONI e della federazione stabiliva a quel tempo che si poteva parlare con i designatori, a parte quello. E anzi, invitava ad avere un colloquio diretto. Perché? Perché praticamente c'era la cena di Natale, c'erano tutte quelle cose che invitavano e portavano dirigenti, arbitri e designatori assieme per colloquiare sulle varie problematiche del calcio. Quindi per fare una associazione a delinquere basta considerare esclusivi questi rapporti, prendere il PM Narducci che dice piaccia o non piaccia, non parlano altri, che vuoi? Niente. No, non mi stavo toccando. Non parlano altri e conseguentemente diventa un rapporto esclusivo che dà a pensare a cose scorrette da parte nostra dei designatori che proprio non erano in cielo né in terra, perché noi, detto tra noi, tanto siamo in pochi, non avevamo bisogno dei designatori per vincere, avevamo la partita, avevamo la squadra, avevamo quella che è andata a campionato del mondo e ha vinto il titolo mondiale per l'Italia. Quindi basta, fa sparire il sorteggio, il filmato del sorteggio. Visto e considerato che si trovavano in una, diciamo, in una crisi abbastanza, erano vulnerabili a quel tempo, perché il Tribunale aveva detto che il sorteggio era valido, allora loro si sono arrampicati sui tetti, le telefonate dopo, sui tetti. Noi... Sì, abbiamo in diretta Nicola Penta. Quando ha finito, direttore, possiamo parlare. Quando è finito, poi glielo diciamo dopo. adesso mi interrompo. Allora, lasciamolo un attimo in attesa. È stato nascosto. Prego. Il filmato del sorteggio, perché? Perché erano in posizione, direi, abbastanza sconveniente per quello che era trapelato dal Tribunale, che riteneva praticamente il sorteggio invece regolare. Sono riusciti persino, trascurando il fatto che non si è più trovato il filmato del sorteggio, a mettere delle foto e hanno voluto dimostrare che il giornalista del Gazzettino di Como, Bianchi, era un dipendente dell'AIA in divisa
praticamente che aiutava in aiuto a Bergamo per il sorteggio dell'arbitro. Poi dopo l'abbiamo praticamente querelati. Sapete cosa hanno detto? Narducci ha detto che io ho dovuto ritirare il filmato perché ho dovuto fare delle copie. E noi vogliamo sapere in questo momento chi ha fatto le copie. Lo deve dire chi ha fatto le copie. Andiamo a verificare se ha fatto le copie, perché questo filmato non è più rientrato. Noi quando il 27 di luglio del 2009 siamo andati in cancelleria, abbiamo chiesto questo filmato, ci hanno detto l'ha ritirato la procura e non l'abbiamo più visto. E abbiamo fatto anche richiesta, ma non c'è stata più notizia di questo. Adesso i indagati hanno detto, io ho fatto delle copie e non mi ricordo a chi l'ho fatte. Se lo deve ricordare. E il maresciallo Zino, sapete cosa ha detto? Ha detto che si è sbagliato a mettere le foto. E noi abbiamo subito un processo però per questo motivo qua. E nessuno si vergogna. Quindi è bastato anche questo. Questo fa parte della... Ma poi non solo. Quindi il sorteggio, tutto quello che in pratica può concernere il rapporto esclusivo con i designatori. Se non bastasse questo, hanno tagliato le intercettazioni a misura dell'accusa. Lo dice le motivazioni del primo grado. Per rafforzare il processo di Biscardi, in aula come teste, Auricchio ha detto pure che non sapeva che Mediaset era di Berlusconi. Ha preso in giro tutta l'aula, tutti si sono messi a ridere, ma non vale ridere su questa situazione, perché c'era chi piangeva e non erano certamente loro, erano quelli indagati. Oltretutto tenere presente che i 10 arbitri del rito abbreviato sono stati tutti assolti. Adesso poi dopo noi, nelle prossime puntate, vi faremo sentire e vi faremo vedere quelli che sono rimasti, se ci davano contro o ci davano ragione. È chiaro che ci hanno dato tutti contro. Vi cito un esempio, con De Santi, che è un nostro sodale, su 5 partite ne abbiamo perse 4 e pareggiato una a Parma, dove non ci ha dato un rigore perché potevamo anche vincere, segnando il rigore ovviamente. Quindi come fanno a dire... Oltretutto c'è anche un fatto, quando noi stavamo 3 punti avanti al Milan, alla 32esima partita, De Santis, Juventus e Inter, in casa la Juventus, ci ha fatto perdere la partita 0-1 e ci ha fatto raggiungere dal Milan. Se fosse stato un sodale, voi mi dite se questo sarebbe successo o meno. Quando praticamente si dicono queste cose, bisogna anche stare attenti, perché poi c'è anche chi sa dimostrare il contrario. Può valere anche poco dimostrare il contrario, ma noi vogliamo che i tifosi della Juventus e che tutti quelli, i tifosi veramente sportivi della Juventus e non, sappiano le verità e non sappiano quello che le è stato raccontato. È bastato coinvolgere per fare l'associazione a delinquere il vicepresidente della federazione Mazzini, al quale io ho sempre detto che con le sue telefonate, uno che stava a pranzo, mangiava un piatto di pasta, metteva il telefono sul tavolo, poi quando ha finito il piatto di pasta riprendeva il telefono e diceva va bene, ho capito tutto, perché era un continuo ciarlare questo qui. E noi non avevamo nessuna condizione praticamente di quello che poi lui faceva con i dirigenti della Fiorentina, se diceva delle cose praticamente mettendole in bocca a noi che non avevamo detto niente, questo non lo so, però attenzione, la Fiorentina è bastata una parola tra parentesi, assenso, per coinvolgermi nell'aiuto alla Fiorentina per non retrocedere. Signori, adesso, visto che ci dobbiamo dire tutto, cioè ci diciamo tutto, la Fiorentina non aveva bisogno dell'aiuto di nessuno, non aveva bisogno neppure dell'aiuto di Mazzini, si aiutava da sola, perché vi faremo sentire le telefonate che intercorrono tra il direttore sportivo della Fiorentina e Bergamo, tra il presidente della Fiorentina e Bergamo, appuntamenti a casa, appuntamenti in ufficio, l'ultimo appuntamento al ristorante, ma quello era praticamente perché evidentemente Diego Della Valle non sapeva delle telefonate che faceva il fratello.
perché altrimenti non c'era ragione di esistere. Il rapporto con Bergamo era talmente grande che non c'era bisogno di niente, di nessuno per aiutarli. Poi se l'abbia aiutato o meno, questo non lo so. D'altra parte dobbiamo anche riconoscere che Fiorentina-Brescia era quella che determinava la retrocessione. Il Brescia aveva due risultati a favore, il pareggio e la vittoria. Ha perduto 3-0, quindi è giusto che si sia salvata la Fiorentina, ma non con il nostro aiuto. E se mai ci fosse bisogno, c'è un'intercettazione, che poi vi faremo sentire anche quella, tra Mencucci, l'amministratore delegato della Fiorentina, e Mazzini, che parlano del direttore sportivo del Lecce. Vi ricordate come si chiamava il direttore sportivo del Lecce che poi è andato alla Fiorentina? Bravo. Allora, parlano di Corvino. E sapete cosa dicono di Corvino? Poi naturalmente la faremo sentire nelle prossime puntate, perché adesso è inutile stare a nascondere le cose. Queste sono, ci vogliono incasinare a noi, noi incasiniamo gli altri, anche perché noi non abbiamo fatto niente, non avevamo bisogno né di salvarci, avevamo bisogno di vincere, ci avevamo la forza di vincere. Allora, taci, no? Ancora no. Me lo dica lei, direttore, quando dobbiamo cominciare con l'intercettazione. Devo finire il discorso. Ok. Quindi, e poi appunto la telefonata tra Mencucci e Mazzini, in cui Mencucci, sapete cosa dice a Mazzini? Ma abbiamo preso già Pantaleo Corvino. Questo lo dice prima della partita Lecce-Parma. Abbiamo preso Pantaleo Corvino, ci penserà lui a sistemare le cose. Dopo una settimana Corvino è venuto a far direttore sportivo della Fiorentina. Di che cosa aveva bisogno la Fiorentina? Sapeva fare da sola per salvarsi. Quindi anche questa qui è una cosa che praticamente... E poi è bastato non coinvolgere Meani. È bastato non coinvolgere Meani nella telefonata prima di Juventus e Milan. Prima della partita Juventus e Milan. Anzi, vorrei far sentire la telefonata. Sono due le telefonate. Allora, facciamo vorrei sentire. Siccome abbiamo già in diretta... ci dicono di no? Allora, noi abbiamo una... in sequenza abbiamo le telefonate a partire dalla più vecchia, la prima, dalla più vecchia del Bergamo Meani del 9 dicembre 2004. Allora, mandiamole in onda tutte e due, 9:15, perché in una, Meani... riceve una telefonata da Bergamo in cui Bergamo le dice ciò, questi arbitri... 9:15, perfetto. Allora, cominciamo con la prima, tra Bergamo Meani del 9/12/2004, il disegnatore Bergamo chiama Meani per decidere gli arbitri da mettere in griglia per la gara Juventus-Milan che si giocherà il 18 dicembre 2004. Allora, chiediamo un attimo a Davide in regia se è pronto il contributo. Pronto. Grazie. Leo? Allora, ho parlato... Scusami, stavo parlando sull'altra linea. Vanno bene quei tre lì, Quindi Collina, Pavaresta e Bertini. Vanno bene quei tre lì? Perfetto. Anche lui dice no De Santis, perché anche lui ha dell'idea che innervosisce la squadra. De Santis, come dici tu, va bene per tutte le altre partite. Ma sì, per sì, sì. Va bene. Va bene. Oh, io ho mantenuto la promessa della borsa. E l'altra telefonata, per cortesia. Sentiamo l'altra, Bergamo Meani del 28 aprile 2005. Ma che 28 aprile? Sì, 28 aprile, ecco. No, chiedo scusa, ho sbagliato io. Del 15 dicembre 2004, il disegnatore Bergamo, prima del sorteggio per la gara Juventus-Milan, che sarà poi in diretta dall'arbitro Bertini, chiama il dirigente del Milan, Meani, per discutere della griglia inerente alla partita. Giusto? Perfetto. Prego. Andiamo avanti. Prego. Il fatto di Bologna, se ci viene fuori De Santi, se metti che viene fuori qualcosa, a caso, una stupidaggine a favore della Juventus, vuol dire proprio farci ammazzare. Che ci uccidono tutti. Ci uccidono. Allora noi mettiamo tre persone che sono al di sopra delle parti, Bertini, Paparesta e Collina, e punto. E dopo succede quel che succede. Ma se lui, sai perché mi ha detto questo? Ecco qui. Ecco, allora voi avete visto e avete sentito, anzi, che Bergamo chiama Meani, hanno cambiato l'ordine delle telefonate, ma la sostanza è sempre questa, chiama Meani e dice a Meani, ho questi arbitri, e lì elenca gli arbitri, tu parla con Galliani e di a Galliani se va bene questa griglia, dopodiché praticamente ci penso io.
La telefonata di ritorno in Meani è Togli De Santis perché è nervosissima la squadra, vanno bene Bertini, eccetera, Collina e Paparesta. Ma è stata invertita comunque. Sì, vabbè, è stata, ma la sostanza è sempre questa. Allora, voglio dire, è bastato togliere questa qui e mettere la telefonata della grigliata, dove io mi lamento, e voi avete sentito, ma la faremo risentire, dove io mi lamento, con Bergamo, per le cose che ci sono successe, la prima, nell'anticipo nostro a Palermo, dove l'arbitro De Santis non ci dà un rigore sacrosanto e perdiamo 1-0. La seconda, Milan-Lazio, il giorno dopo, nel posticipo, non viene espulso Stamme per farlo da ultimo uomo che tutti i giornali praticamente hanno detto essere. Questo è il motivo per cui io ho telefonato a Bergamo incazzandomi, devo dire la parola giusta, perché quando ci sono delle cose che non funzionano, sempre a svantaggio della Juventus, a me non andava bene. Hanno detto nelle motivazioni che sono l'uomo apicale, apicali saranno loro a prescindere, perché a me non mi ha mai offeso nessuno apicale, apicale quando. Quindi voglio dire, il problema sarà il carattere mio. Però nel carattere mio ci sta il buonsenso e soprattutto ci sta quello che si chiama senso delle cose. Io non ho mai fatto cose che non dovevano essere fatte. Posso essermi agitato, posso essermi arrabbiato, ma apicale no. Apicale non l'accetto. Un'altra parola sì, ma apicale no. Dico bene, Rossi. Qui c'è un messaggio che dice che l'avevano provato, ma non molli. A me è provato. C'è un messaggio che è arrivato, ma non è provato. E allora guardate, con la televisione cercate di pormi bene, perché non... Non è provato affatto, anzi al contrario. Allora quando... adesso vedete, voi mi fate uscire. Ma tutto bene, allora ci dicono? Allora c'è Penta, ok. C'è? Ok, perfetto. No, ma io voglio sentire... Vai, sentiamo Penta. Allora, Nicola, ci sei? Ci sono, buonasera a tutti. Eccolo qui, buonasera Nicola Penta. Allora, abbiamo mandato già due contributi, non so se ha avuto modo di sentirli, Bergamo-Meani e Bergamo-Meani di nuovo. Come no, le conosco benissimo. Ecco, sicuramente, lei ne sa qualche cosa, vero? Perfetto. Allora, la prima telefonata, che la sequenza comunque era giusta, sì. Tranquillizziamo il direttore. Ah, era giusta, perfetto. Era giusta perché... Il 9 dicembre, quindi 10 giorni prima. Sì. Non ho capito. No, prego. Va bene così, tanto l'abbiamo detto che la sequenza non conta niente, conta la sostanza. No, infatti adesso mi ricordo, sai perché mi ricordo? Perché il 7 c'è stato Palermo Juventus, l'8 c'è stato Milan-Lazio e il 9 io ho fatto la telefonata. Sì, però noi stiamo parlando adesso della telefonata del 9 di dicembre di Bergamo-Meani. Bergamo-Meani, sì. Quella telefonata lì è importante perché la partita si svolgerà il 18 di dicembre. Esatto. Per cui 9 giorni prima, quindi altro che griglie. Qui siamo all'anticamera della griglia della griglia, per cui il 9 di dicembre si decidono già chi sono gli arbitri che poi saranno in griglia il 17 di dicembre, quando ci sarà poi il famoso sorteggio dal quale verrà estratto ai lui Paolo Bertini, che in virtù di quel sorteggio purtroppo col pareggio della partita si è ritrovato un capo di imputazione perché non avrebbe concesso un rigore a favore del Milan e non si è parlato magari del rigore che doveva concedere a favore della Juventus, ma questo purtroppo è un altro discorso. L'altra telefonata, quella del 15, non fa altro che confermare quelle che erano le ipotesi iniziali, cioè i due decidono, però non hanno ancora avuto l'assenso del capo, come lo chiama Galliani, che era appunto il presidente di Lega nonché amministratore delegato del Milan, e quindi il 15 ricevono l'ok e il 15 poi verranno inseriti appunto in griglia i tre arbitri. Io a sto punto ascolterei le altre intercettazioni, sì, perché così le commentiamo. Abbiamo Bergamo, sì, Pairetto. No, Bergamo, aspettatemi. Stai a Nicola tu.
Allora, io adesso ho fatto un elenco di come praticamente si può fare una associazione a delinquere per esclusione degli altri, piaccia o non piaccia, no? E ciò mi manca ancora il discorso di Facchetti nella famosa intercettazione quando parlavano di Collina, non so se vi ricordate, ho detto io Collina, non l'ho detto eccetera, però erano tutte e due a dire Collina, quindi il problema di fondo era le griglie. Noi non abbiamo mai fatto questo discorso e non l'abbiamo mai fatto, lo ripeto ancora una volta, perché non avevamo bisogno. Per introdurre, siccome qui nel problema praticamente motivazioni si risale sempre ai designatori eccetera, no? Alle griglie e via andare, allora io voglio precisare una cosa, che è una cosa che tutti devono tenere in debito conto. Il designatore Bergamo è stato fatto a casa del presidente Carraro, presidente della federazione, presenti 7 società, le migliori. La Juventus era rappresentata dal dottor Giraudo. Tutti hanno votato per Bergamo. Solo il presidente della Roma Calcio, Franco Sensi, ha fatto con forza, praticamente, prego? Ha fatto con forza il nome di Pairetto e ha voluto che ci fosse Pairetto, il quale Pairetto, poverino, si trova in mezzo a una situazione di cui secondo me ha poche colpe. Allora, noi abbiamo detto no a Pairetto, ma non siamo stati ascoltati. Perché il no a Pairetto? Perché era di Torino, perché lo conoscevamo. Ma chi ci impedisce di conoscere uno dopo 30 anni di attività nel calcio? Ma chi ce lo può impedire? Ma chi può impedire alle famiglie di conoscersi? Ma chi? E questo cos'è? Un reato. Loro lo hanno ipotizzato come un reato. Se noi che ci siamo visti diverse volte a cena a casa di uno, ora dell'altro, eccetera, abbiamo commesso dei reati. Ma questo non va bene. Per dimostrare che praticamente queste cose non andavano bene, noi non abbiamo mai colloquiato, anzi raramente abbiamo colloquiato con Pairetto, proprio per il motivo che non venisse fuori il discorso questo sono favoriti eccetera. Abbiamo sempre cercato Bergamo e si vede anche dalle intercettazioni. Quando il discorso dei PM viene fuori con i favori per queste scene, hanno trascurato, poi ve lo faccio dire a Penta, tutti quelli che avevano invitato a cena e probabilmente con scopi ben reconditi i designatori. Noi era un'amicizia, ma non con Bergamo, con Pairetto. Per cui, e a Pairetto non abbiamo mai chiesto niente. Gli altri invece cercavano Bergamo, quindi ognuno si può fare le idee che vuole. E a proposito di questo, per dimostrare che non erano certamente favorevoli a noi, sentiamo un po' la telefonata 34381 del 6 marzo 2005 dopo la partita Roma-Juventus. Diretta dall'arbitro Racabuto, falcidiata dalle polemiche per alcuni errori a favore e contro la Juventus, il designatore Bergamo chiama il collega Pairetto per informarlo di una telefonata ricevuta da Carraro, presidente della FGC all'epoca. E qui vedete che Carraro non telefona mai a Pairetto, telefona a Bergamo, perché era all'anima di queste cose e praticamente però io non mi fidavo. E dopo sapete che faccio? Vi leggo il comunicato che ho fatto, ma questo ve lo leggo dopo. Adesso sentiamo la telefonata. Sentiamo la telefonata, prego. Senti, ho avuto una lunga telefonata con Carraro. Ah sì? Sì, lui naturalmente sai, è molto così incazzato sull'arbitraggio, le cose. E io ho detto, guardi, l'arbitraggio... ha fatto quello che poteva fare, ha sbagliato l'assistente e quindi non abbiamo più di tanto da recriminare con l'arbitro, che del resto è arrivato a fare una partita già delegittimata dal giorno avanti e quindi lui naturalmente badava a dire che comunque al di là del fuorigioco il rigore era fuori, ma il rigore è fuori alla televisione. Perché guarda Pieri, ma se lei guarda dove il fallo inizia e finisce, non è dove inizia il fallo, è un fallo di corpo, non è fallo con i piedi che sono in terra, il fallo lo fanno con le gambe, quindi il corpo protesso verso un'area di rigore è senz'altro
in area di rigore, per cui se ci si lascia poi convincere le televisioni, vabbè, allora adesso vuol dire quello che vedono tutti i giornali e tutte le televisioni è sbagliato. Ah sì, per noi è sbagliato, perché noi le nostre impressioni sono quelle vere, le impressioni delle televisioni e dei giornali sono le interpretazioni dei giornali e delle televisioni, non certamente le nostre. Eccoci qui. No, però questa qui non è completamente finita, perché a un certo punto dice: ma noi cosa ci importa, vinca l'uno o vinca l'altro, vero Penta? Sì, infatti dovrebbe continuare l'intercettazione. Sì, dovrebbe perché, continuare, allora vediamo un attimo cosa ci dicono. Ah, ecco, adesso mandiamo l'altro. Mandiamolo, ecco, no, perché altrimenti non si capisce. Certo, non si capisce, allora vediamo se è pronto. Quindi in tre pezzi, questo è il primo, il secondo, poi ci sarà un terzo, prego. Vediamo un po'. Credo che ci sia qualcuno che lo condiziona, ma sai, il condizionamento è un condizionamento che a me mi suona anche strano, questo atteggiamento della stampa di Torino, Gigi, ti dico la verità. Come? Ho detto, mi suona anche strano questo continuo attacco della stampa a noi. Sì, che la stampa che attacca a noi nel momento che la Juventus si vince. Sì, ma infatti non è la stampa degli agnelli. La cosa è non è chiara, perché nel momento in cui mai un giornale attacca, nel momento che magari ci può essere un presunto errore che ti ha favorito, allora te attacchi. Ecco qui. L'altro pezzo. Ci dovrebbe essere un altro pezzo, adesso vediamo. Ok, ci siamo, un attimo di pazienza, andiamo con l'ultima tranche. Ci siamo, eccolo qui. Ossia tranche. Ma io ti dico la verità, io sento molta accredine nei confronti della Juventus, questo è. Ma totale, eh? Sì, può darsi. Chissà cosa c'è, sinceramente a noi, sai, poi ce ne può fregare di meno. Ma appunto, poi che cazzo ce ne frega? Noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere, dico uno, vinca l'altro. Poi io lo guardo. Ecco qui. Se avete sentito, vinca l'uno o l'altro, a noi che ci importa? No, tanto per essere chiari sul sentimento dei designatori. Poi dopo, sentite, per concludere sui designatori, poi ci ritorneremo perché sicuramente c'è altro materiale, però vorrei far sentire, per dimostrare ai signori che ci hanno imputato alcune cose e che non hanno tenuto conto di quelle che erano queste telefonate, per dimostrare a tutti quanti qual era il sentimento di Bergamo e di Pairetto, ma soprattutto di Bergamo nei confronti della Juventus. Voi ricorderete che le camere di Mediaset fecero squalificare nella partita Inter Juventus e Inter il giocatore Ibrahimovic, arbitro De Santis, tre giornate di squalifica che cadevano proprio nel momento in cui c'era la partita clou del campionato, era Milan-Juventus. Siccome tre giornate io ritenevo che non fossero praticamente possibili, quindi ho fatto ricorso all'ultima giornata per evitare che qualcuno ci mettesse lo zampino in mezzo, perché allora la commissione disciplinare stava in Lega e non a Roma. Dopo due ore che ho presentato il ricorso è partita la telefonata di Meani a Bergamo. Voi sapete che chi doveva decidere sulla prova televisiva era l'assistente Griselli di Livorno, perché era sulla linea di Griselli, Ibrahimovic. Sapete cosa ha detto Bergamo in questa intercettazione che adesso facciamo sentire? Adesso ha detto che io sono di Livorno come Griselli, troveranno la porta chiusa. Sentiamola. Questo è l'aiuto che ci danno i designatori a noi. Allora, questa è del 28 aprile 2005 tra Bergamo e Meani. Caso Ibrahimovic, prego. Ecco, hai capito? È stato anche lui adesso. Come, scusa? È un cattato anche lui. Ma per forza, perché guarda. È tenuto il pezzo in quel momento, perché non sono accettabili. Forse andavano bene qualche anno,
pazienza. No, con me, credimi, trovano una porta non chiusa, ma chiusa a chiave, perché io ho già capito dai giornali che stavano preparando tutta una cosa perché la disciplinare rivedesse il suo giudizio, e questo poteva dipendere soltanto da Griselli. Esatto. Capito? Griselli di Livorno, e allora... Esatto, ha tentato di far... Eccolo qui. Credo che basti Griselli questo. Allora, Griselli di Livorno, questo, scusa un attimo, Nicola, questo è praticamente l'aiuto che ci dava, che ci davano i disegnatori. Attenzione, è una cosa grave questa qua, è che un disegnatore dica, perché l'assistente è di Livorno, io sono di Livorno, troveranno la porta chiusa, io credo molto più grave. Di questo, cosa c'è da dimostrare ai signori giudici? Che i designatori stanno con noi o contro di noi? Nicola? Prego, Nicola. No, se si ascolta bene la telefonata, a un certo punto Bergamo dice che ha capito dalle letture dei giornali è vero. Che la Juventus stava preparando questo ricorso. Allora, la Juventus andava per vie ufficiali, che erano quelle appunto dei giornali o comunque dei ricorsi legittimi. Invece qualcun altro, come avete sentito, preferiva utilizzare le vie migliori, vie che chiaramente portavano un contributo diverso. Ma vorrei tornare un attimo indietro, perché la telefonata di prima, quella famosa tra i due designatori, è una telefonata chiaramente successiva alla famosa gara Roma-Juventus, che fu una partita... che raggiunse il record dei falli commessi in campo, che se non ricordo male erano 72. E, di solito una partita media i falli sono 35, massimo 40, per cui eravamo quasi al doppio. Racalbuto fu contestato per le decisioni purtroppo non sue, e ha pagato lui, perché gli assistenti non hanno pagato nulla. E quella telefonata è successiva, chiaramente, la telefonata tra Bergamo e Pairetto, è successiva a una telefonata che il presidente federale Carraro di allora fece al designatore Bergamo, intimandogli di consegnargli a breve una relazione su tutti gli errori arbitrali commessi durante l'arco dell'anno, a favore e contro tutte le squadre, no? Al che Bergamo chiama Pairetto e informa di questa, appunto, di questa relazione che dovranno stilare per il presidente. E commentando appunto la partita all'inizio della telefonata, è evidente che i due rimangono stupiti, specialmente Bergamo, dell'attacco subito da parte della stampa, che allora era, questo lo confermerà anche il direttore, era il giornale che si accaniva più di tutti contro la dirigenza, non si capiva il motivo, probabilmente poi si è capito, no, si capisce. Nel tempo. Ok. Allora, no, adesso per dare un senso poi a tutto quello che abbiamo detto, e poi Penta ci dirà anche di un'altra intercettazione. Due ancora. Per dare il senso a tutto quello che abbiamo detto, adesso ci ascoltiamo il nostro sodale Bergamo. Sì. In un colloquio con Galliani dopo che il Milan ha perduto la partita con noi per 1-0 e ha perso anche il campionato. Sentiamo. Allora sentiamolo un attimo, vediamo se è questa. Del 17 maggio 2005. Pronto? Sono Galliani, buongiorno. Buongiorno dottore, come va? Bene, ho cercato molte volte ieri, ma no, ero occupato, non rispondevo. Non... Ma io ieri mattina, dottore, l'ho cercato perché mi sono veramente... A parte non mi sono ancora ripreso dall'altra domenica, e questo purtroppo è stato un trauma che in famiglia ci ha lasciato il segno. Siamo... Perché pensavamo tutto fuori che... Anche che noi, quello, anche va, noi. Ma anche creda, noi. Ma... Boh, se
andava male, potevamo pareggiare, ma insomma... E pareggiando avremmo vinto anche a Lecce, perché non avremmo mollato psicologicamente, perché se avessimo pareggiato con la Juve e rimanevamo in terza classifica, a Lecce vincevamo di sicuro, insomma, perché la partita era abbordabile. Ma può darsi che Ancelotti si sia fidato troppo dei suoi uomini, magari non abbia considerato che Sidor e Pirlo non stavano bene. Ambrosini adesso... era euforico col senno di poi, Esatto. Adesso da oggi parte cominciamo a fare riunioni e parte l'operazione Istanbul. E speriamo in bene. La spedizione a Istanbul, voi sapete che campionati la Coppa dei Campioni, no? Sì, sì. Hanno invitato. No, vabbè, lascia stare il risultato. Ha invitato in questa occasione il signor Bergamo e moglie a Istanbul. E poi gli ha fatto vedere una lettera in cui dava le dimissioni. Siccome l'aveva fatta vedere anche a noi Bergamo in precedenza, i carabinieri hanno osservato soltanto quella fatta vedere a noi, che poi non c'era niente di strano. Dice, vedi che Bergamo si fidava della Juventus e per tornare a fare ancora il designatore, no, la realtà era un'altra. Bergamo si fidava di tutti quanti, ma soprattutto del Milan. Infatti è stato invitato a Istanbul, lì gli hanno fatto vedere la lettera che avevano fatto vedere a noi ci lasciava il tempo che trovava. Perché? Perché io praticamente ho sempre avuto poca fiducia e dopo la partita Fiorentina-Milan, che precedeva Milan-Juventus, io ho fatto un comunicato. Intanto ho ordinato il silenzio stampa alla squadra, che volevano dirne tutti i colori. E ho fatto un comunicato che, riletto adesso, sembra la sequenza di quello che praticamente è successo poi, perché caso strano ho indovinato tutte quelle che erano quelle che erano le forze che ci davano contro, da prima di tutto il palazzo e poi i designatori. Un piano, questo lo scrive la Gazzetta, è un piano se non addirittura un complotto per danneggiare, questo era quello che ho detto io. Fermati i giocatori, fermati i dirigenti, ho detto parlo io. La Juventus è nella testa e nel testa stessa con il Milan. La società bianconera inaugura la settimana della sfida a scudetto lasciando un sospetto gravissimo. Lo fa con un comunicato diffuso domenica prima della partita in cui annuncia un silenzio stampa a tempo indeterminato, ma stavolta non è con i media che sono arrabbiati a Torino. Giornali e TV in questa vicenda fungono tutt'al più da strumento. L'obiettivo più alto, per quanto innominato, è il palazzo. Chi detiene il potere del calcio dei media. Quando io vado a sentire le telefonate di Carraro che dicono andate contro la Juventus, io, ecco qui, ho detto prima che succedesse questo, prima di sentire le intercettazioni, quello che stava succedendo. La Juventus Football Club, davanti ad alcuni fatti sconcertanti tali da suscitare il sospetto che siano stati messi in atto per danneggiare il club nel momento topico del campionato, vuole dedicare tutte le attenzioni agli impegni agonistici. Questo è il testo del comunicato, quasi una denuncia, e fin dalle prime righe si pone l'accento sui fatti sconcertanti che sono all'origine della presa di posizione. Vi trascuro quello che ebbe a dire del caso, non so se vi ricordate, Cannavaro, nella trasmissione Punta a Capo della RAI. Sì, vabbè, Punta a Capo della RAI. Ma non era l'unico. Sono fatti che non ledono l'immagine di un tesserato del club, ma che danneggiano concretamente la squadra nel momento topico del campionato. Il malumore della società è talmente a fior di pelle che non si vuole molto per capirne le ragioni. Sono la squalifica di Ibrahimovic. Voi avete sentito la telefonata? Ecco, io l'avevo prevista, perché sapevo come si comportano questi signori. E se noi abbiamo fatto delle scene con loro è perché volevamo scoprire quello che pensavano e non per dare a loro un input per favorirci. Aveva già previsto. E questa è una dimostrazione. Questo l'ho fatto il 3 maggio 2005, subito dopo la partita con la Fiorentina. E poi ho citato, vabbè, che questo lascia il tempo che trova, ma... Quando ho parlato, ecco, un caso particolare, mi è capitato che adesso lo dico, non l'ho mai detto ma lo dico. Voi non so se vi ricordate, dopo la partita all'arbitraggio di Racalbuto a Roma,
con tutte le carenze che ci sono state in quell'arbitraggio, dovute essenzialmente all'assistente Pisacreta e all'altro assistente che, attenzione, quando andiamo a spiegare questa partita, noi dobbiamo dire due cose. Il primo è che gli assistenti governano la linea in verticale, l'arbitro sta sul campo e non può vedere la verticalizzazione dei giocatori, prima cosa. Quindi gli assistenti sono quelli che decidono sul fuorigioco, gli assistenti sono quelli che aiutano l'arbitro sui falli da rigore, eccetera. Bene, andiamo a prendere questa partita e troviamo Pisacreta. Intanto, se andiamo a monte, la prima cosa che viene fatta dall'arbitro, Cuffré in questa partita nel primo tempo dà uno schiaffo a Del Piero. Questo è gioco violento, doveva essere espulso, doveva avere 3 giornate di squalifica. L'arbitro non ha visto, hanno detto che era andato a favore nostro, no, ci è andato contro, perché noi potevamo giocare 10 contro 11. Un altro giocatore, non mi ricordo il nome, per farlo da dietro, ammesso da tutti quanti, doveva essere espulso sempre nel primo tempo. Nicola, chi è il giocatore? Nicola? Da Kurt, esatto. Da Kurt, che al 28esimo del primo tempo fa un fallo da dietro, doveva essere espulso, la Roma doveva stare in 9. Ecco, queste cose non l'hanno citate, hanno citato invece il gol, il rigore che praticamente non era in area, hanno citato il gol in fuorigioco, senza tener conto che nel secondo tempo è stato annullato un gol valido a Ibrahimovic e non è stato dato un rigore a favore della Juventus per fallo di De Rossi in area su Zalaeta. Tutte queste cose praticamente hanno portato ai giornali a scrivere, attenzione, non parlate in aula, attenzione, hanno portato i giornali a scrivere una cosa che praticamente lascia esterrefatti quando si parla di una partita arbitrata male. E soprattutto arbitrata male anche dall'arbitro, perché se l'è fatta scappare di mano. Però i falli, praticamente quelli che contavano per far restare la Roma in 9, erano a favore nostro, non a favore loro. E poi nel secondo tempo è stata compensata la partita, come ho detto prima, con un rigore valido annullato e con un rigore mancato non dato a noi. I giornali scrissero il giorno dopo, sarà ascoltato dall'ufficio inchiesta, era Calbuto. Io leggo il giornale, chiamo Carraro e gli dico: Franco, adesso io devo venire a Roma a parlarti con urgenza. Se tu fai ascoltare dall'ufficio inchieste Racalbuto, significa che tu ritieni che Racalbuto abbia arbitrato in malafede. Racalbuto ha fatto le cose a favore della Roma e non contro, e si sono compensate poi i fuorigiochi e i rigori. Può essere che il rigore dato a noi era fuori dall'area, ma chi era il responsabile? L'assistente, Pisacreta e non Racalbuto. Allora gli ho detto: attenzione, se tu convochi Racalbuto per l'ufficio inchieste, allora prendi 3 foloni che ne ha combinati di tutti i colori a Lecce per il Milan e chiami anche lui. Chiami anche lui, in 2 si va bene. Sapete che è successo? Non è successo niente. Questo è il modo di comportarsi di chi ha in mano le redini del calcio. E questo è quello che porta ai processi, per togliere dal calcio quelli che se ne intendono, quelli che sanno lavorare, e poi restare sempre gli stessi che fanno sempre il comodo loro. Ho finito. Allora, sentiamo l'ultima, intanto vediamo se c'è ancora Nicola Penta. Poi mi devo relazionare ecco. con quel signore che ha detto prima. Ha detto che sono affaticato. Io posso aver lavorato oggi, ma non assolutamente. No, anzi, è informissima, il direttore è informissima. Allora, l'ultima intercettazione, allora, osservatore. Scusi, prego. Vorrei introdurre un attimo questa telefonata. Assolutamente. Ricordiamo dell'8 allora. Maggio del 2005. Okay. Allora, questa telefonata sì. È la telefonata tra il designatore Bergamo e l'osservatore arbitrale Guidi della partita Chievo-Fiorentina. In questa partita, che vincerà la Fiorentina per 2-1, sono imputati, oltre Della Valle, anche Mazzini e il direttore. E cosa succede? Che questa partita succedono alcuni fatti in campo, quindi rigori non dati, giusti, perché
c'è un rigore non dato a favore della Fiorentina, per cui anche da qui si evince che l'arbitraggio era corretto. Ma io vorrei leggervi un passaggio della motivazione che è uscita ieri l'altro, perché queste motivazioni sono sconcertanti. Io adesso non è il momento, probabilmente ci prepareremo per affrontarle punto su punto, perché io sono allibito a leggere queste cose, perché hanno veramente stravolto la realtà dei fatti. Ma c'è un passaggio importante. Questo passaggio, e adesso ve lo leggo, è a pagina 179 della motivazione. E, sostanzialmente si parla dell'arbitraggio di Dondarini e della perizia svolta da Cornieti, che era il perito, ricordiamolo, del Brescia. Ok. Allora, infine, nulla apporta di dirimente la valutazione espressa dal CT di parte Cornieti, il quale ancora una volta, pur dichiarando che la conduzione di gara del Dondarini, peraltro giudicato non positivamente dall'osservatore, ecco, questo è un passaggio che bisogna che vi ricordiate, quindi lo ribadisco, peraltro giudicato non positivamente dall'osservatore, è stata a sfavore della Fiorentina, poi non dà contezza dell'avvenuto gol effettuato dalla suddetta squadra in chiaro fuorigioco. Allora, precisiamo, Cornieti non era il perito di parte, cioè della difesa, ma era il perito del Brescia, per cui questo è il primo errore. Sicuramente qui si parla di arbitraggio a sfavore della Fiorentina, ma nel capo di imputazione Dondarini viene accusato di aver arbitrato a favore della Fiorentina. Ma introducendo la telefonata che andremo ad ascoltare, vi ripeto ancora questa frase che è importante, sottolineata, peraltro giudicato non positivamente dall'osservatore. Partiamo con la telefonata. Bene, grazie. Ecco qui, dovrebbe essere pronta la telefonata. Eccomi. Allora, ti dicevo, partita di una difficoltà incredibile, perché all'inizio non era accettato da nessuno. Poi ha avuto la fortuna con grande flemma di farsi accettare, e a quel punto lì non gli ha rotto più le palle nessuno. Poi ha segnato Miccoli su calcio di punizione ineccepibile. Nel secondo tempo è entrato, c'è stato un fallo su Božinov che poteva essere calcio di rigore a favore della Fiorentina, ma ha avuto anche il culo che ha segnato subito dopo la Fiorentina. Poi ha risegnato nel quasi a tempo scaduto il Chievo, e a quel punto lì si buttavano in area quelli del Chievo, e per me ha avuto sempre ragione lui, sempre, sempre, bene. Sempre, per cui gli avranno adesso sempre, ecco, così si conclude questa. Nicola? Non c'è Nicola, è caduto Nicola. Speriamo non si sia fatta niente. Allora, con questa l'ultimo contributo, l'ultima telefonata. Direttore, abbiamo detto molte cose questa sera. Abbiamo detto molte cose, saranno c'è da dirle nelle prossime puntate. Assolutamente, nelle prossime puntate diremo ancora e continua. Mi dispiace per Nicola Penta che non l'abbiamo potuto salutare. No, ma perché probabilmente gli è finita la scheda. È caduta. Italiana la scheda italiana. Ad ogni modo, a prescindere da questo, vedete, la dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, è facile, basta prendere atto delle intercettazioni. Ecco, io vorrei dire a questi signori, perché fanno tutto senza dire il perché lo fanno. Quali sono le intercettazioni che ci inchiodano a noi? È certamente la grigliata e l'arbitro Rodomonti, perché vi ho detto prima, poi ve le farò risentire, che Rodomonti era stato già indottrinato dal designatore, quindi il problema era che proprio avevamo contro, come ci sono adesso, ecco, allora parla, dai. Vorrei concludere, no? La telefonata, ecco, che abbiamo ascoltato, sì, perché siamo proprio in pubblicità arretratissima, quindi sono velocissimo. Ok, grazie Nicola, vai. Allora, avete sentito l'osservatore Guidi come giudica l'operato dell'arbitro Dondarini? E quindi non sicuramente come hanno scritto nella motivazione, dove hanno sottolineato che è stato giudicato non positivamente.
Allora, vorrei anche comunicarvi quello che fu poi il voto finale nella relazione arbitrale. Dondarini prese un 8,60 che corrisponderebbe ad un 9 scolastico, che è quasi il massimo, no? Io prendo un 6. Quindi questo per farvi capire, no? Che i fatti sono travisati, cioè quello che poi leggiamo nelle motivazioni sono totalmente al contrario. E purtroppo nelle motivazioni che ho letto fino a questo momento è una serie incredibile di errori, che sono errori, io spero che siano errori questi qui, perché sennò diversamente sarebbe molto grave. E vorrei chiudere, se non permettete, prego, con l'arbitro Dattilo, che io ho a cuore, perché mi sono preso l'onere e l'onore anche di aiutare, perché è stato abbandonato un po' da tutti. L'arbitro Dattilo era accusato di aver fraudolentemente ammonito 3 giocatori dell'Udinese nella famosa partita Udinese-Brescia e di aver espulso il giocatore Jankulowski perché diede un pugno in faccia a un giocatore del Brescia. Allora, lui fu condannato in primo grado perché sostanzialmente ci fu un errore tecnico secondo noi, cioè venne invertito un po' il tempo per il quale lui veniva accusato di possesso di questa famosa scheda svizzera. E non mi dilungo su questo. Di questo fatto non si è più parlato nella sentenza, nella motivazione della Corte d'Appello. La Corte d'Appello sostiene che l'espulsione di Jankulowski era giusta, che gli ammoniti dovevano essere ammoniti, per cui tutto bene fino lì, però non ha espulso nessun giocatore del Brescia. Cioè questa è la motivazione per la quale l'arbitro Dattilo viene condannato a 10 mesi di reclusione. E io veramente a questo punto non so più cosa dire, perché veramente siamo al limite dell'incredibile. E per la cronaca, dalla relazione arbitrale della partita appunto Udinese-Brescia, famosa partita del 26 settembre del 2004, Dattilo fu giudicato negativamente dall'osservatore e percepì un 7,70 che è corrispondente a un 4 in pagella, perché non espulse già nel primo tempo il giocatore Jankulowski. Questo per farvi capire, cioè, l'incomprensibile di questa sentenza e di queste motivazioni. Ok, allora mi sembra che per questa sera abbiamo detto ampiamente. Nicola, volevamo ringraziarti per il tuo contributo, speriamo di averti qui la prossima puntata, insomma, mi sembra di aver capito, dovresti essere presente. Allora ti ringraziamo. Sì, cercheremo di sarà presente, se non si rompe la macchina. Se non si rompe la macchina di Dondarini. Purtroppo. Va bene, allora Nicola, grazie per il tuo intervento. Ok, grazie allora per il tuo intervento, diamo subito la linea alla regia, poi quando rientriamo dalla pubblicità, perché si sono un pochino ammucchiate tutte quante, c'è un servizio, vogliamo ringraziare, anzi colgo l'occasione per farlo subito, l'agenzia Viaggi Travel Agency di Pietro Vallone e Gianluca Lombardi di Zurigo, dove c'è stata una grossa serata, una grossa manifestazione, dove il direttore è andato, ospite d'onore chiaramente, insieme a Claudio Zugliani e tanti altri personaggi, che avremo il piacere di rivedere. Di anche una cosa che non l'hai fatta, è rimanuto per farla e te la sei fatta fare dagli altri. Che dillo cosa? Se hai il coraggio. Sei venuto, sei venuto, hai mangiato e te ne sei ritornato. Anzi, ringrazio oltretutto Gianluca Lombardo anche per il dono che mi ha fatto di una cravatta marcata Juventus, perché ho dimenticato dall'Italia di portare la cravatta. Su questo ti posso dire che te la do anche meglio, però ringrazio Gianluca. No, io ringrazio Gianluca e tutti gli amici. Eccola qui, bellissima cravatta, grazie Gianluca. Ah, scusa, io ho dimenticato una cosa per gli spettatori, perché è una cosa abbastanza, come vedete abbiamo azzerato l'occhio di tigre. No, aspetta. Sì, direttore, la trasmissione ancora non è finita, ci sarà una sorpresa sul finale. Sì, come no. Linea alla regia, poi mandiamo appunto questo contributo di Zurigo e poi il ruggito di Franco Leonetti e via via, dobbiamo veramente correre. Linea alla regia, grazie.
che vince la partita la Juventus, se non credo che sia la Juventus ha un problema adesso, ha cominciato col Verona, vincevo 2-0, ha pareggiato 2-2 con un secondo tempo fuori posto, ha giocato il derby e avete visto tutti come è andato il derby pur vincendo, sì, no, però e voleva conoscere anche il calciatore, so che tribuna, che io ma chi sapeva che volevano conoscere i giocatori? Non... Tu che pensi che abbiano fatto qualcosa di diverso? Che c'è il campionato perché non c'è nessuno, poi all'estero non vince mai. Quindi questo dobbiamo evitarlo a tutti i costi, conti, è sbagliato effettivamente. Perché è vero, io ho parlato con i giocatori, ho parlato con Conte. È vero che ci sono state delle promesse in passato dicendo mi faccio giocare in Coppa Italia e poi... Eccoci qui, torniamo in studio. Allora, è stata veramente una bella serata, una grande serata dedicata al direttore Luciano Moggi. Allora dobbiamo veramente correre, il tempo non è più sufficiente, penso, insomma, dovremmo fare qualche miracolo. Partiamo subito con Franco Leonetti. Miracolo. Allora vai Franco, ti pregherei un ruggitino. Cercherò di essere grazie. Più suntato possibile. Grazie Franco, vai. Beh. Una Juventus che non attraversa un momento particolarmente brillante, ma che incarna alla perfezione il carattere e i diktat del suo condottiero Antonio Conte. Tutto ciò si è denotato ampiamente anche a Genova contro il Grifone. Abbiamo visto la nostra squadra poco rapida, con troppi lanci lunghi che sono sinonimo di una manovra poco fluida. Però alla fine abbiamo visto come sa lottare, come non si arrende mai ed è diventata una caratteristica centrale di questo match. Un arbitraggio sinceramente non eccellente che annulla una validissima rete di Osvaldo, una seconda frazione con un Genoa aggressivo che sfiora la realizzazione, poi non arriva al rigore su fallo di mani di Antonelli, giunge invece il penalty su fallo di mano di Vidal e qui cambia totalmente il match. Buffon para il tiro dagli 11 metri di Calaiò, Pirlo disegna una delle sue solite magie che vale 3 punti, 3 punti pesantissimi marchiati da 2 fuoriclasse eccellenti che portano a casa l'intera posta. E poi arriviamo alla cronaca, domani sarà Europa League e la Juventus arriva a questo appuntamento con un fardello di infortuni davvero importante, oltre a Barzagli, Marchisio, Giovinco, Peluso, Vucinic convocato ma fuori da troppo tempo, si ferma anche Angelo Ogbonna, il che significa una sola cosa, cioè scelte obbligate sia in difesa che sulla mediana. La stagione con tanti incontri ravvicinati e faticosi incomincia a pesare, ma a Firenze serve ed è obbligatorio una grande prestazione gagliarda con carattere se si vuole passare il turno. Concludo dicendo che l'1-1 dell'andata, avevamo auspicato di non prendere gol, ma purtroppo è andata diversamente, non è sicuramente un risultato propizio. Ma la Juve nelle grandi occasioni ci ha abituato bene e non ha mai fallito.
Servono concentrazione, compattezza, testa fredda, umiltà e reattività per cercare di uscire vittoriosi dalla bolgia del Franchi. Io sinceramente sono ottimista, credo tutto il popolo bianconero, crediamoci fino in fondo e andiamo a prenderci questa importantissima qualificazione europeo. Marco, a te la linea. Bene, grazie Franco. Allora vediamo un attimo dalla regia, mi dicono c'è la sono impegni pubblicitari? No. Ah, 4 minuti mancano, ok. Allora, giusto in tempo, just in case, per parlare di quello che è, di quello che sarà questa gara. Allora, io personalmente, al di là della mia proverbiale scaramanzia, però credo in un'impresa della Juve, se non altro perché era domenica sportiva, dopo Genova, Genoa e Juventus, Conte è stato stuzzicato e ha detto vabbè, ormai già ci hanno dato per spacciati, già praticamente è inutile che andiamo a Firenze a giocarcela questa partita, è proprio lì che la squadra si carica e in modo particolare è proprio il condottiero Antonio Conte a caricare questa squadra. Permettimi però di chiudere un po' l'argomento che è stato trattato in precedenza, perché sì, noi ringraziamo il direttore da addetti ai lavori, da tifosi anche, non lo ringraziamo perché ci continua a far venire rimestare, esatto, certo, e capendo sempre di più ci viene sempre di più il mal di stomaco. Ci tenevo a dire questo perché mi sono preso del dovevo vergognarmi anche per quell'unico minuto in cui ho pensato che la Juventus e il direttore avesse delle responsabilità, quindi cospargersi il capo di cenere. Ma grazie al modo con cui sta cercando fortunatamente di spiegarci le cose, emergono degli aspetti davvero inquietanti. Velocissimamente poi arrivo alla tua domanda, che la categoria arbitrale e coloro che li comandavano all'epoca, mi sa tanto anche adesso, non hanno uno spessore, non hanno un tessuto per poter gestire un ente importante come quello arbitrale. B, che c'è un problema magistratura in Italia, che viene confermato anche qui, perché miglior avvocato, mi ha insegnato mio nonno che miglior avvocato non è se stesso nel momento, perché capisco che non entreranno mai nel merito e non sono entrati nel merito. L'avvocato Penta ha spiegato benissimo e si è sentito anche dal suo tono di voce quanto nei giudizi dati in secondo grado non siano entrati nel merito, confondono un arbitro con un assistente, allora, e via dicendo. Tre, che la Juventus devono spiegarmi perché si è fatta questo autogol nel non andare a difendere all'epoca il tutto. Ci tenevo perché poi ce l'ho allora, nel gruppone da tempo. Allora facciamo una cosa, volevo proprio riallacciandoci a quello che ha detto il direttore, poi memorizza il discorso della Fiorentina, è semplice. Dopo. Questo allora, è l'argomento più assolutamente più importante, più ostico, l'avvocato Maurizio Pettiti, avvocato torinese, tra l'altro penalista. Allora ecco, riagganciamoci un attimo per concludere il discorso fatto dal nostro direttore. Se voleva aggiungere qualcosa, sicuramente. Sì, c'è sicuramente qualcosa da aggiungere. Allora, premetto che non sono assolutamente di fede juventina e questo per me è un dato importante, perché chiaramente in questa sede tutti cercano comunque di difendere, e va bene così, la posizione di Luciano Moggi, una posizione assolutamente difendibile. Emerso, io ho avuto la possibilità di conoscere questo processo così, diciamo, non formalmente, in quanto dottor Moggi è stato affiancato da validissimi penalisti. Io ho avuto l'occasione di leggere qualcosa di questo processo e mi sono fatto un'idea di che cosa? Di quanto questo processo sta perdendo i pezzi, perché in realtà è un processo che è partito con un capo di imputazione, ricordiamocelo questo, io ho letto alcune gli inizi della vicenda, con un capo di imputazione completamente diverso dal capo di imputazione poi finale, e parliamo soltanto con riferimento al primo grado, perché si inizia a contestare a Luciano Moggi, in quanto promotore, un'associazione di delinquere finalizzata a favorire la società Juventus. E un dato che è emerso, un dato evidente, che è emerso sin da subito e, diciamo, nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, è emerso un dato importante, che la società Juventus non è mai stata favorita. E premetto, io è un discorso che... quando è partito la vicenda Calciopoli era un dato importante, perché tutti pensavano che Moggi agisse in nome per conto della società Juventus e finalizzasse le sue azioni e le sue condotte unicamente per favorire la Juve.
In realtà tutto ciò non è avvenuto e questo si è capito leggendo gli atti processuali e si è capito nel corso del primo grado e poi leggendo la sentenza di primo grado, che ha spostato l'oggetto della punibilità, perché associazione a delinquere finalizzata a favorire la società Juve non era possibile dimostrarlo e non era stato provato. Infatti tutti i reati satelliti, cioè le frodi sportive dei vari capi di imputazione, perché l'associazione è finalizzata alla condotta di commettere delle frodi sportive. In realtà nelle frodi sportive la Juve non è mai stata favorita, dato evidente. Si chiude il processo in primo grado dicendo che l'associazione a delinquere era finalizzata non a tutelare la Juve o a favorire la Juventus, ma a favorire alcuni interessi privati e personali di Luciano Moggi e insieme alla sua, alle sue colleganze o le persone che poi sono state coinvolte in associazione. E questo c'è un dato evidentissimo. Di che cosa? Di un processo che non sa più dove andare a parare. Perché Luciano Moggi, con le sue difese, si è difeso molto bene e si è difeso bene in primo grado e benissimo in appello. Benissimo in appello perché sono state prodotte nel corso delle lunghissime, di cui Penta è stato comunque la persona coinvolta in questo procedimento penale, ha avuto un grande ruolo il Penta in quanto ha avuto questa attività di consulente tecnico nel procedimento penale, e di queste innumerevoli intercettazioni telefoniche che non erano state portate addirittura tutte in primo grado. È un processo che è destinato a morire, ma perché? Perché se non è un dato evidente di questa vicenda è che si sta sgonfiando l'interesse. Perché, attenzione, già abbiamo un interesse mediatico completamente diverso dal primo grado. Chiudo. Probabilmente i tempi ristretti. Lei è in grado, sicuramente sì. È in grado, perché è un validissimo avvocato, di memorizzare il tutto subito dopo la pubblicità. Sì, certo. Perché sennò mi uccidono dalla regia. Certo. Sono mi raccomando, che poi proseguiamo. Linea alla regia per la pubblicità, grazie. Le ultime notizie dal Piemonte e dal Valle d'Aosta. Tutti i giorni su Rete 7 alle 19, alle 23.30 e alle 6 del mattino con Informa 7. Stai cercando un programma divertente? Innovativo! Spumeggiante! Originale! In cui il talento puoi essere tu? L'hai trovato! 7 Live, lo show dei talenti! E allora cerca la programmazione su www.7live.biz. Ti aspettiamo qui a 7 Live! A ball and chain. Watch me go against the grain.
Bene, grazie allora al contributo Davide Vecchio e Salvatore Giglio per i contributi fotografici. Allora, Veronica da casa, velocemente, grazie, dobbiamo correre. Sì, Marco, abbiamo una domanda per il nostro direttore, direttamente dal nostro collaboratore Salvo Campana, che ci scrive: perché subito dopo Farsopoli la Juventus si affidò a Cobolli, Gigli e Blanc e non alla casa madre con Andrea Agnelli? Bene, allora rispondiamo tra... vediamo un attimo Damiano Giordano, prego. Memorizzi, salve, buonasera, direttore. A tutti, no, perché visto che comunque domani sarà la grande sfida, Conte ha appunto un po' la Fiorentina... ha stuzzicato la Fiorentina dicendo che ci mette in difficoltà gli ultimi 20 minuti mentre noi gli altri 70, quindi aggiunge un po' di pepe a questa sfida che andrà in scena domani. La domanda era: la Fiorentina mette molto in difficoltà la Juventus in questi ultimi due anni, e Conte un po' piccato ha risposto: sì, ci mette in difficoltà 20 minuti, ma noi la mettiamo in difficoltà chiaramente dopo. Allora sono in debito, allora, di una... Sì. Ascoltate, questa qui è una risposta un po' così... che non si dà mai nelle partite, già infuocata la partita di Firenze. Io ricordo, io stavo a Napoli, avevo Maradona, e allenatore della Sampdoria era Boscovi. Lui si divertiva a Parma, quando c'era la partita con il Napoli, a parlare male tutta la settimana di Maradona, e questo andava a Genova a battere Boscovi, non a battere la Sampdoria, quindi... dell'avversario si parla sempre bene, anche se una battuta non va fatta. Però direttore Conte era talmente piccato per quella domanda, ma non che si è piccato, gli è uscito ma... Allora un attimo solo, perché si stanno accavallando le situazioni. Priorità, come sempre, mentre memorizza il nostro ospite avvocato. Cos'è successo? Ah, è caduto la linea dalla Germania. Ci dispiace, allora vediamo un attimo se è possibile. Perché ora mi sono visto bene, sono pettinato male stasera. Può darsi pure che... Avvocato, allora sono in debito con lei di una risposta, il completamento della risposta precedente, prego. Sì, concludo, perché bisogna assolutamente concludere. Io ritengo che la Corte d'Appello, non ho letto le motivazioni, questo abbiate pazienza, ma non sono riuscito, anche perché sono stato chiamato qui in trasmissione all'ultimo momento e non mi sono preparato. Ma non avendo letto le motivazioni, posso però intuire quelle che possono aver scritto, ma intuisco una cosa, che la Corte d'Appello non ha avuto coraggio. Ritengo che non ha avuto coraggio, ma ha adottato una soluzione indolore. Cioè quale? Ricordiamoci di una cosa, che il processo è prescritto. Qui nessuno ne ha parlato, ma c'è una prescrizione. Una prescrizione che... è praticamente decorsa in questi giorni. Io adesso non faccio i calcoli perché non sono io l'avvocato che ho gli atti processuali in mano, ma mi pare di aver capito, intuito che il processo è prescritto. Prescritti erano già i reati, attenzione, perché abbiamo una riduzione sensibile, un dimezzamento della pena, perché i reati, diciamo, satelliti dell'associazione a delinquere sono già prescritti. La Corte d'Appello pertanto diminuisce e porta a un dimezzamento della pena, perché rimaneva in piedi l'associazione a delinquere. L'associazione a delinquere pertanto riduce la pena a 2 anni e 4 mesi, mi pare, o 2 anni e 6, adesso non ricordo esattamente. Aumentamene anche 2. 2 anni e 4 e riduce sensibilmente, perché tutto il resto è prescritto. E ci stiamo avviando verso la prescrizione, ma ci stavamo già avviando quando il processo stava terminando in Corte d'Appello. E fa riflettere un dato sulla magistratura. Il dato qual è? Che stranamente, di fronte a un reato prescritto o in fase di prescrizione, le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello vengono prese dalla Corte d'Appello in 90 giorni. È un dato che fa riflettere, perché io non vorrei, ma rifletto così e non dico altro, la butto lì, non vorrei che tutto ciò fosse finalizzato a, diciamo, non dico un lavarsene le mani, ma una mancanza di coraggio. La Corte d'Appello, a parer mio, a parere da fronte di quello che ho sentito da Luciano Moggi, le sue argomentazioni sono più che valide, a parer mio doveva essere assolto, e va bene, non sono un giudice, sono un avvocato, e chiaramente posso avere una certa interpretazione. Ma non è soltanto di fede o di amicizia o quant'altro, ma è un dato effettivamente evidente. Chiudo, perché poi effettivamente i tempi restringono, il reato è prescritto. Cosa succede adesso? Perché forse è un dato che la gente vuole sapere, che cosa succede adesso. Il reato è prescritto, ma c'è la possibilità di ottenere giustizia, perché Luciano Moggi potrebbe avere, non so,
pensato tante strade da percorrere processualmente parlando. La strada che ha percorso sin dall'inizio e la percorsa, diciamo, nel modo migliore che potesse percorrere è di difendersi. Si è difeso in tutte le sedi, in tutte le trasmissioni, come anche stasera, e assolutamente ha intenzione di andare fino in fondo a questa vicenda. Poi mi pare che sia rivolto anche in Europa. E fa bene perché probabilmente riuscirà ad avere giustizia. Chiudo con una valutazione tecnica giuridica, visto che sono chiamato in veste di avvocato, non in veste né di tifoso né in veste di cittadino, ma in veste di avvocato. Cosa succede adesso? Succede che la sentenza verrà impugnata, verrà ricorsa in Cassazione, e un dato importante e rilevante è che arriverà in Cassazione prescritta. Che succede adesso? Succede che fortunatamente per Luciano Moggi e le persone che impugnano insieme a lui, che sono i coimputati, fortunatamente la prescrizione è avvenuta nel periodo in cui poteva essere impugnata la sentenza. Se la prescrizione fosse avvenuta dopo, cioè decorso il termine per adesso proporre il ricorso in Cassazione, che sono 45 giorni dai 90 giorni che aveva preso la sentenza, è difficile, è un discorso giuridicamente difficile, però cerco di essere molto semplice. Succede che se la prescrizione fosse avvenuta dopo, se il ricorso in Cassazione non fosse stato, diciamo, legittimo, la Cassazione avrebbe potuto non tener conto della prescrizione. Invece la Cassazione terrà conto della prescrizione e terrà conto anche del fatto che valuterà se effettivamente la sentenza è da annullare. Se la sentenza verrà annullata in Cassazione, non potrà essere rinviata in Corte d'Appello in quanto reato prescritto. Chiaro. Se la sentenza verrà annullata in Cassazione, Moggi avrà vinto. In ogni caso ha già vinto, perché comunque la procedibilità è finita, nessuno potrà dire in questo momento se Moggi era effettivamente colpevole, perché il reato è prescritto. Bene, grazie. Allora andiamo subito in regia, chiediamo all'amico, abbiamo una chiamata, vediamo, mi confermano ancora in linea? Ancora in linea, ci sentiamo in colpa con l'amico dalla Germania, va bene? Ci sono. Ah, c'è? Allora possiamo, sì. possiamo accontentare. Benissimo, buonasera, da dove chiama? Se ho capito bene, da dove chiama? Buonasera. Sì, buonasera. Da dove chiama? Da Ivrea, in provincia di Torino. Ah, non dalla Germania. Qui, quindi siamo vicini. Ok, non fa niente. Okay, vabbè. Buonasera, no, prego. Ci dica solamente una domanda perché andiamo di fretta, grazie. Una domanda. Io volevo... Sì. Sì, volevo solo salutare il direttore e fargli i miei complimenti innanzitutto. Volevo fare una domanda, ma in parte l'avvocato ha risposto forse in parte ai miei dubbi. Volevo solo fargli un grosso in bocca al lupo al direttore e niente, sperare in questa fatidica giustizia, perché veramente è agghiacciante tutto quello che è accaduto, a lui e a tutte le persone coinvolte purtroppo in quello che noi chiamiamo ormai farsopoli, perché non è nient'altro che questo. Calciopoli non esiste, non è mai esistita, quindi il mio più grande in bocca al lupo al direttore, un abbraccio. Grazie, bene, grazie. Bene, grazie per il suo intervento. Allora mi chiedono urgentemente la linea dalla regia per i nostri impegni pubblicitari. Linea alla regia, grazie, tra breve qui per l'ultima parte insieme a voi di Forza Juve. Bene, eccoci qui allora, la lavagna di Roberto Grossi. La partita in esame chiaramente è quella di domani sera all'Artemio Franchi tra Fiorentina e Juventus Europa League. Allora 3-5-2 a specchio, tira Juve Fiorentina. Iniziamo chiaramente dai padroni di casa, i Viola, prego. Allora, i Viola, dunque, auto ovviamente Rossi da lungo De Gente. Fiorentina, l'hai detto tu Marco, 3-5-2 dovrebbe giocare speculare come la Juventus, anche se Montella ci ha abituato, specie quest'anno. Correggetemi Antonio, il direttore, Franco, Marco, che a volte gioca con la difesa a 4, anche perché basta soltanto che uno degli esterni, non tocco niente perché viene giù tutto, si abbassi tipo Pasquale ed ecco che automaticamente la difesa viene a 4. Nel corso della partita Montella piace anche variare questa situazione tattica. Sì, Tony, volevi dire qualcosa? Sì, gli atteggiamenti possono essere diversi, però ritengo che quello speculare sia quello più attendibile. Più probabile, per questa almeno partita. Che parta così. Ricordiamoci che tutti danno per avvantaggiata la Fiorentina grazie a questo gol fatto a Torino.
devi comunque portarla a casa se vuoi proseguire. Quindi, beh, Ambrosini ha detto, io non sarei, adesso non so se è tattica, sì, pretattica, Firenze, però insomma non è niente tattica. Di scontato. Allora, nulla di... Non è scontata per... Non si sa difendere, per cui deve fare la partita. E poi quando, vinci la, quando pareggi una partita 1-1, praticamente hai effettivamente due risultati a favore, sì, ma è difficile difendere il pareggio. È una cosa molto, infatti, ma molto difficile, specialmente ed è difficilissimo difendere lo 0-0. Sì, attenzione, è 0-0 è un risultato a loro favorevole. È difficile tutto. 0-0-1-1 0-0-1-1 sono i risultati. Per questo ritengo che questo possa essere l'atteggiamento. Allora, e quindi allora, vediamo i nomi. Allora, Neto in porta, il trio difensivo dovrebbe essere composto da Tomovic, Rodriguez e Savic. A centrocampo i due esterni, il Cuadrado che conosciamo tutti, ovviamente, l'abbiamo detto prima, Pasquale a sinistra. E in mezzo Aquilani, Pizarro e Borca Valero. In attacco probabilmente qui forse può esserci qualche dubbio, anche se secondo noi giocherà, credo, assolutamente giocherà Tedesco. Gomez dall'inizio, perché adesso che ha riscoperto insomma una buona la Merkel ha anche ricevuto la sua maglia, attenzione, la Merkel la maglia di Gomez, quindi deve giocare per forza titolare, altrimenti Renzi sarà fa la brutta figura, ha donato la maglia. Senti che fregnacci che vanno a tirare nelle formazioni. No, ma è ufficiale, dobbiamo allungare il brodo, direttore, non mica dire solo i nomi. Allora Ilicic insieme a Gomez, la Merkel dove gioca? Avanti, dimmi. La Merkel in che posizione? È la squadra più forte d'Europa. La Merkel, in bravo. Allora, la Merkel per la sua stazza fisica gioca in porta, dove è difficile segnare. Andiamo avanti. Giusto. Andiamo. No, vabbè, può fare la portiera. Va bene, quindi a fianco a Gomez dovrebbe giocare Ilicic, il quale molto probabilmente, lo diceva se non sbaglio anche il direttore l'altra volta, si potrebbe occupare soprattutto di Pirlo anche in marcatura. Poi qui si chiama Paolino? Sì, potrebbe essere? Sicuramente perché agire bene in quella zona del campo limiterebbe la Juventus, quindi penso che possa essere un'accortezza da tener conto. Quindi non gabbia, ma marcatura stretta. Avere un uomo dinamico, e Ilicic lo è, per fare quel tipo di gioco. Andiamo avanti con la Juventus allora a questo punto. Dobbiamo essere velocissimi, quindi la Fiorentina credo abbia detto tutto, abbiamo detto anche che lo stadio non sarà neanche tutto esaurito per la politica sciagurata dei prezzi praticata dalla Fiorentina. Il che è tutto dire, perché te lo ricordo di nuovo, altrimenti per Carlo Perucchè da poi casa si arrabbia con me. E quindi... Allora andiamo avanti, Buffon ma tra perché, i pari. Ma scusa, ma perché ti inserisci? Ma fai parlare lui, è lui che fa questa rubrica. No. Direttore, dobbiamo correre. Ma ho capito, ma se tu allora... fai le confusioni, te parla, dai tu. Allora, della Juventus, notizia di oggi, purtroppo che Ogbonna si è infortunato, un problema muscolare ne avrà probabilmente per qualche settimana. Ogbonna che si va ad aggiungere a, purtroppo, qui un'altra grave assenza, Barzagli, a Marchisio, a Giovinco e ovviamente a lungo De Gente. Avete ascoltato Pepe. Le mosse tattiche di Grossi? Devo ancora iniziare la Juve, direttore, aspetta. Ma devo ancora iniziare a farla. Allora, Juve che si presenterà col classico 3-5-2, Buffon in porta ovviamente, in difesa, visto che ormai le scelte sono contate, Cáceres, Bonucci e Chiellini, i tre di centrocampo, anche qui non c'è altra possibilità, Pirlo e due scudieri, Pogba e Vidal, Asamoah a sinistra, l'unico dubbio probabilmente qui a destra, noi abbiamo messo Isla, Barlex, Steiner, perché qui veramente c'è un ballottaggio, diciamo, è ovvio che tutti vorrebbero che giocasse Steiner. Vedo un attimo solo perché vedo però Antonio, Antonio non è d'accordo su questo, sei dubbioso? No, non è una questione di essere d'accordo, intanto la formazione ce l'ha in testa Antonio Conte, ritengo che questa sia la partita perché è da dentro fuori, non come slogan, non ci sono attenuanti e se stanno bene, quindi esatto, mettendoli nelle condizioni che non hanno quei leggeri problemi che imputano sempre i tifosi, perché non l'ha fatto giocare, perché Conte sa la tenuta dei giocatori. Giocatori, io ritengo che la difesa sarebbe stata comunque quella anche ci fosse stato Ogbonna per questa settimana, sì, davo per scontato l'esclusione di Barzagli. Per il centrocampo Lichtsteiner e Asamoah danno le garanzie da campionato, visto che dicono che preferiamo il campionato, io me lo prenderei e ci firmerei adesso, cioè avrei firmato l'inizio per il campionato e barra la Coppa. Il dubbio vero io ce l'ho per l'attacco. Aspetta, esatto, devo ancora guardare l'attacco, aspetta. Cioè, ci sta quel... Siamo arrivati fino a... Il ballottaggio. Il ballottaggio. Allora, in avanti torna ovviamente... Non ovviamente, torna finalmente Tevez, anche se non è al meglio della condizione, ma lo stesso Conte oggi in conferenza stampa ha detto che
che ci sarà sicuramente. L'altro ballottaggio, appunto, come diceva Antonio, è tra Llorente e Osvaldo. Prego Antonio, tue considerazioni. È la partita in cui la Juventus, penso anche Conte, debba mettere quei giocatori che gli hanno dato più affidabilità, sui quali ha puntato di più. Quindi Llorente. Non per rischiare che si facciano male e non averli nelle partite a seguire, però è una partita in cui la Juventus, oltre che a Firenze, oltre al fatto che è l'Europa League, deve giocare da Juventus. Assolutamente. Anche se Osvaldo non deve è dare... sembrato più brillante rispetto agli Llorente. Ma nell'ultima partita non tanto. Però ritengo che siano quei giocatori che hanno capito. Come caratteristiche sta meglio Llorente di Osvaldo. Sì. Esatto. Perché Osvaldo è più attaccante, Llorente è più un giocatore che parte dalla difesa al centrocampo, aiuta tutti quanti, poi si inserisce bene e parte. Bravo. Vedi che è più adatto, che Gianetti non è come te, dal mio partecipa punto di vista, alla manovra e quindi dà un impulso di squadra proprio alla Juventus. È più adatto a partire con Llorente, dal mio punto di vista. Termino dicendo, se poi la partita si incanalasse come tutti i bianconeri si augurano, ecco che l'uomo Osvaldo potrebbe essere l'alternativa. Io direi un'aggiunta a quello che ha detto il direttore, che oltretutto comunque non guasta che uno come Llorente è anche forte di testa ed è al momento il più forte colpitore di testa che c'è la Juventus. Quindi cross, sicuramente diciamo, se gli fanno qualche se gli fa, a tutte caratteristiche secondo me propendono per la scelta di Llorente. Porta le spalle, quindi è sempre un uomo indeterminato. La cosa più importante tatticamente di questa partita è che Pizzarro faccia gli slalom nell'area sua. Siamo in l'ultima cosa che voglio dire, Marco, scusami, al direttore, che prima parlavamo della risposta di Conte un po' piccata ai giornalisti, ma perché nella domanda, direttore, c'era secondo me il retropensiero che Montella fosse più bravo di Conte nella domanda che hanno fatto. Io sono d'accordo col direttore. E allora Conte si è arrabbiato e ha risposto, però noi abbiamo giocato meglio sempre per 70 minuti. Si arrabbia per altri motivi. Però lui è orgoglioso, sa come ha fatto Conte. Vi stoppo subito. Differenza è la miglior arma per battere il nemico. Assolutamente, vi stoppo, vi chiedo scusa se avete visto un movimento un po' particolare, ma che qui veramente manca il tempo. La migliore cosa di questa trasmissione. Adesso sono io, vero? Che grazie, siamo riusciti, no, che migliore, non hai capito. Siamo riusciti ad azzerare Occhio di Tigre, il resto va tutto bene. Bene, la trasmissione ancora non è finita. Allora, linea alla regia per la pubblicità, grazie. Bene, allora giusto il tempo per i saluti. È volata, dobbiamo dire, questa serata. Allora, Damiano Giordano, sono tante le mail, noi ci scusiamo, non abbiamo Marco, tempo solo materiale, tre minuti alla fine. Volevo quindi non solo abbiamo... dirti prego, che comunque vai. La Juve va in gol da 40 partite consecutive in campionato, quindi magari è difficile che non segni una gara. Poi vorrei omaggiare Buffon, che comunque è arrivato a 476 presenze con la maglia della Juventus, e c'è un'incredibile coincidenza con Dino Zoff, perché 40 anni fa esattamente Zoff parò anche lui un calcio di rigore al Genoa, anche all'epoca finì 1-0 per la Juve con gol di Cucurella. Quindi, cioè, quando Buffon ha raggiunto questa sua fase, diciamo, delle presenze insieme a Zoff, entrambi c'è, cioè, questa cosa che li accomuna, che hanno parato un calcio di rigore al Genoa. Eccola qui l'immagine. Bene, è tutto. 1-0. Bene, grazie. Come Cucurella, insomma. Esatto, assolutamente. Allora, io ringrazio l'avvocato Maurizio Pettiti, giusto. Grazie, avvocato penalista di Torino. Sì. Senta, anche se lei si occupa poco di calcio, perché chiaramente si occupa di più magari di cose legali, ecco, secondo lei questa partita come potrebbe finire? Io non le faccio perché sono scaramantico, ma è un suo pronostico. Non lo vuol fare? No, posso farlo. Secondo me finisce... Come finisce? Finisce i supplementari. Accidenti. Sì, ottimo. Non andiamo oltre. La vedo dura. Chi passa non posso, cioè, sinceramente mi viene difficile esprimere. Potrebbe finire. Il pronostico lo facciamo fare a lui. Tutti i pronostici. Mi fermo ai supplementari. Poi, che vinca il migliore. Antonio Paolino, grazie per essere intervenuto. No, secondo te l'Europa League. Questa è pericolosa, che vinca il migliore, perché lui non considera la Juventus. Antonio Paolino, velocissimi, perché siamo veramente in chiusura. La rifacci, ma non la ripete più, sembra una cantilena. No, guarda, lì c'è. Perde tempo. Dai, Antonio Paolino. Vuoi pronostico? Io sono ottimista perché vedo una Juve arrabbiata. Al punto, sportivamente parlando, arrabbiata, e quindi ritengo che sia una di quelle partite in cui dare una lezione a un avversario, sempre di tipo sportivo, possa essere utile per tanti. Domanda: chi l'ha fatta arrabbiare? L'hanno fatta arrabbiare. Dal 2006 in poi l'hanno fatta arrabbiare. Roberto Grossi.
quadretto finale. Se quadretto vuoi, finale, no, aspetti. Alla prossima. No, no, voglio dare anche io il mio pronostico. Secondo me, se la Juventus regge fisicamente, porta a casa sicuramente la qualificazione. Grazie Franco Leonetti. Con la scintilla della volontà e un minimo di brillantezza, la Juve può far sua la partita e passare il turno. Direttore. Io invece ritengo vincio e prendo pareggio. Ok, allora ci siamo. Allora io vi do appuntamento a giovedì, giovedì, mercoledì. Il pareggio l'ho fatto apposta. Ma per fregate. Vedere se tu eri reattivo. Direttore, però dopo una serata così è normale. Allora, appuntamento a mercoledì prossimo. Speriamo che domani veramente occhi di tigre. Ecco come recita dietro il direttore, recita praticamente questo bellissimo... Questo è un discorso che potrebbe far risalire anche al fatto dell'apicale di cui parlavamo prima, attenzione. Siamo in chiusura, siamo in chiusura. Perché apicale... Forse è stato lui che mi ha detto che sono apicale. Questa è fine. Allora guardiamo un attimo, gli occhi di tigre che portano bene. Ragazzi, entrate in campo a Firenze, regalateci questo sogno. È nelle possibilità di questa squadra riuscire a passare il turno. Grazie a tutti, appuntamento a giovedì prossimo da Marco Venditti e da questo parterre spettacolare. Mercoledì, l'abbiamo fatta per anni il giovedì, chiedo scusa, mercoledì prossimo. Ma lo vedi? Ricordiamo che c'è Juventus Parma. Vabbè, l'ha detto il direttore, non c'è problema, decideremo a mezza settimana quello che si farà. Comunque in tutti i casi, mercoledì ore 20:30 da Marco Venditti. Sì, perché? Però non c'è a mezza settimana, è mercoledì. No, vabbè, allora dovremmo decidere subito. Vabbè, a fine settimana. Lo vedi che ti stai incartando? Vabbè. Ragazzi, è una serataccia stasera. Ciao a tutti, forza Juve, entra in campo, occhi di tigre e vinci per noi. Come sempre, facci battere i cuori. Assolutamente, siamo tutti con te. Conte, mi raccomando, caricali bene.